Cos'è essenziale per vivere? Quali proprio sono gli elementi per la nostra vita, la nostra sopravvivenza? Guardate, è molto semplice. Innanzitutto la parola, il dono della parola. Senza la parola non sono possibili relazioni. Poi la luce. Senza luce non c'è possibilità di vita. Un fiore, una pianta non prende il suo colore. Ma poi l'acqua, l'acqua è proprio, dice che siamo fatti in altissima percentuale di acqua, e quindi l'acqua è proprio indispensabile per vivere, per noi come uomini, ma per tutto il creato. E poi il cibo, guardate, questi sono gli elementi essenziali per vivere. Questa, chi parteciperà, i credenti che partecipano questa notte alla veglia di Pasqua, si trovano proprio con questi quattro simboli che fanno parte proprio della celebrazione della Pasqua. Partiamo facendo riferimento alle sante scritture, così come vengono annunciate durante la celebrazione. Partiamo perché tutto il Dio creatore che ci ha fatto questi doni nella liturgia vengono proprio riproposti per rendere lode a Dio della Pasqua, vita, di questi doni. Dio disse, ecco, Dio comunica la vita attraverso la parola e noi comunichiamo vita attraverso la parola. Ed ecco allora, Dio disse, abbiamo la Santa Bibbia e il Vangelo. Questo è il Vangelino che il Papa ha regalato a tutta l'umanità, possiamo dire, con quel gesto fatto in San Piero per regalarlo ai presenti, per dire che la parola di Dio diventa noi, dono, capacità di relazione vera con gli altri. Poi nella liturgia pasquale troviamo la luce, il cielo pasquale, che viene acceso e viene detto, annunciato, luce che non si spenge, Cristo luce del mondo. Sì, per i cristiani Cristo è luce ai nostri passi. Poi l'altro simbolo che troviamo nella liturgia della veglia di Pasqua, l'acqua. Viene benedetto il fonte battesimale dove i nuovi nati verranno battezzati, diventeranno figli di Dio, riceveranno la vita stessa di Dio che a noi ci è stato donato in Cristo. Io sono vita per voi. E poi il pane è il cibo, è il dono di Dio per essenza. Dio creò le erbe perché producessero seme, gli alberi perché producessero frutti, il cibo. Ecco, nella liturgia troviamo, nella veglia pasquale, il cibo nuovo, che è la vita stessa di Dio. Io ho dato la mia vita per voi. Questi quattro simboli reali della vita quotidiana, vedete, nella liturgia diventano il nutrimento per ogni credente, però che bello pensare che questi segni, doni di Dio, sono per credenti e non credenti. Senza parola per comunicare, senza luce, senza acqua e senza cibo non è possibile vivere. Invece viviamo grazie a questi doni di Dio. Buona Pasqua.